Salve ragazzi, buona giornata a tutti. È Andrea Bruno che vi parla per il nostro appuntamento consuetudinale circa le problematiche concernenti l'uscita dall'euro, la sovranità nazionale, il signoraggio e a tante altre problematiche che probabilmente al nostro cortile, cortese radioascoltatore tante cose sfuggiranno. Allora noi in queste brevi puntate vogliamo dare al nostro ascoltatore un quadro generale della situazione in cui perversa l'Italia. Una situazione che non è sicuramente una situazione di opulenza, una situazione facile, una situazione al contrario senza via d'uscita. La puntata di oggi prende spunto da un video che mi è stato sottoposto da un nostro ascoltatore che ci segue sul sito internet, un video da parte di un certo Oscar Giannino. Oscar Giannino è un giornalista, io mi scuso, io vivo all'estero, non conosco esattamente la situazione italiana per quanto riguarda radio e televisione, anche perché non seguo, io seguo avvenimenti di livello internazionale attraverso media non tanto convenzionali come potrebbe essere internet e altre fonti, quali possono essere anche persone che conosco. Noi spesso discutiamo di argomenti interessanti anche tra gente informata. Ecco, queste sono un po' le mie fonti. Mi scuso quindi per non conoscere Oscar Giannino, ma ciò non vuol dire che non sia un giornalista con una certa autorevolezza. Ecco. Oscar Giannino, lui propone un'idea che secondo me è proprio un'idea da folle, da pazzi, probabilmente quello che ho presupposto io è che Giannino non sia realmente un folle o un pazzo, sia solamente una persona che per motivi di opportunismo, probabilmente noi sappiamo che i potenti, chi governa il mondo, ha assoldato la stampa, per cui questi giornalisti, questi personaggi viscidi, personaggi solo dei vermi, questa gente qui è al soldo della stampa, per cui tante idee non sono loro le pubblicizzano e basta, in modo da fare propaganda mediatica. Io non credo che Giannino ne sia un folle, un pazzo, ma secondo me è solamente un personaggio, magari forte anche dal fatto di avere un certo seguito, un certo ascolto, faccia delle proposte in modo da abbindolare il suo pubblico e far credere delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Ecco, io credo che se ci fosse una democrazia autoritaria, ovvero una democrazia in cui un garante faccia un po' da dittatore mettendo in riga la gente che cerca di togliere la democrazia ai cittadini, questo Giannino, per quello che ha detto, sarebbe tranquillamente messo alla gogna in piazza e fruttato. Allora, cosa ha detto adesso i nostri cortesi radioascoltatori terranno impazienti? Cosa ha detto questo Giannino? Questo Giannino è andato a dire che l'Italia dovrebbe ripagare il debito pubblico che ha incontrato, ovvero facendosi prestare euro, perché l'euro è carta straccia in fondo, dovrebbe pagarla dando alle cosiddette lobby dei banchieri e ai nostri creditori, dando loro il nostro patrimonio immobiliare, un patrimonio immobiliare che è un patrimonio innanzitutto rappresentativo del valore storico-culturale del nostro paese. Nei nostri immobili abbiamo dentro bellissime opere d'arte, abbiamo dentro delle opere che hanno un valore che non possiamo neanche commisurare. Sarebbe come vendere l'anima dell'Italia a un qualcuno che ci ha sempre truffati, ci ha sempre ingannati. Allora, l'inganno qual è? Noi è vero abbiamo un debito, però questo debito è dovuto al fatto che ci siamo fatti prestare dell'euro. In realtà l'euro, questi signori che ti prestano euro, non ti stanno prestando oro, argento o qualche cosa che abbia realmente un valore, perché questi signori, loro emettono un valore nominale avendo a riserva solamente un 5%, per cui gente che ha a riserva un titolo che è un euro d'oro stampa 50 euro di anche di più, perché poi col sistema della riserva frazionaria c'è anche il vortice di soldi che vengono emessi, dati a prestito e poi ritornano sui conti correnti, generano altra valuta, altra riserva frazionaria, diciamo un circolo secondo il cosiddetto schema Ponzi. Praticamente le banche stampano moneta. Addirittura c'hanno, addirittura non c'hanno nemmeno oro, c'hanno proprio carta. Tu gli dai 10 euro di carta, in base a quello le banche dico, te ne prestano 100 sempre di carta. Quindi Però tutto diciamo questo inizialmente genero. una base d'oro c'era, che diciamo è il 5%, per cui vuol dire 1 a 20, un rapporto di 1 a 20, o che è un rapporto di 1 a 20 che poi alla fine diventa anche 1 a 100, 1 a 1000. Praticamente questa gente qua ci ha dato in prestito, neanche ce l'ha venduto, perché noi non abbiamo una nostra moneta, una nostra sovranità monetaria, siamo obbligati a farceli prestare i soldi, siamo obbligati perché noi non li abbiamo e non li possiamo neanche avere, perché i nostri politici corrotti negli ultimi 50 anni, ma anche già da prima, diciamo dall'inizio
del Regno d'Italia, si hanno ingannato il proprio paese, il proprio popolo, facendolo cadere in un sistema di questo tipo. Noi abbiamo il sistema delle banche che ha prestato all'Italia 50, però questo 50 in realtà era uno, perché il valore che c'era dietro è vero. Io posso emettere una moneta, una nota di banco, come direbbe Patrizio con su scritto, questa nota di banco vale 1000 perché certifica un deposito in oro di 1000. Allora in questo caso qui io ho un pezzo di carta che in realtà corrisponde all'oro, che è custodito da qualche parte in un posto sicuro dove nessuno lo tocca, e io in qualsiasi momento posso andare in banca con questo pezzo di carta e chiedere che il mio oro mi venga consegnato, e me lo custodisco a casa, me lo tengo sotto il cuscino, così sono sicuro che non lo tocca nessuno. Questa gente ci ha prestato della carta il cui valore nominale è 50-100 volte, ma minimo, adesso ci vorrebbero degli studi, ma sicuramente sarà anche di più, del valore che ci è stato prestato. Per cui noi possiamo dire con tranquillità che 20 euro nella migliore delle ipotesi, calcolando il principio della riserva frazionaria, ovvero quel 5%, 20 euro in realtà corrispondono nel reale, proprio ad essere scrupolosi, a non più di un euro reale. La stessa cosa se lo Stato dovrebbe scendere a patti con questi farabuti, e non è che può dire un immobile dal valore di 10 milioni di euro vale 10 milioni di carta. In questo caso l'Italia, se vuole ripagare questi farabuti utilizzando lo stesso loro metodo e la stessa loro moneta, dovrebbe dire: ok, noi abbiamo a garanzia un edificio che vale 10 milioni di euro, però noi con questi 10 milioni di euro reali, concreti, materiali che esistono, noi emettiamo subito 500 milioni di euro. Facciamo lo stesso gioco che avete fatto voi, per cui voi, è vero, noi il debito ve lo ripaghiamo, però non vi diamo l'immobile, vi diamo una moneta che stampiamo noi, vi diamo un valore nominale truffa come avete fatto voi, e noi vi diamo quella moneta lì, azzeriamo il debito. Ok, possiamo fare così, ma anche questo, anche scendere a patti in questo modo qui, non sarebbe comunque un compromesso moralmente accettabile per svariati motivi. Il sistema per poter eliminare il debito dell'Italia, uno dei tanti sistemi, perché poi ce ne sono diversi, lo potrei anche suggerire io, un sistema veramente molto efficace, un sistema che darà la possibilità all'Italia di uscire da questo schema Ponzi e da questo circolo vizioso. L'Italia, seguendo anche lo schema che era stato ventilato dal nostro esperto in sistema valutario Patrizio nella puntata precedente, l'Italia emette moneta propria, ovvero rientra in possesso della propria sovranità monetaria e emette moneta. Questa moneta è garantita dai propri depositi in oro, argento e anche beni, quali possono essere beni artistici, culturali, opere d'arte e immobili. Non li vende, emette moneta legando il valore di questa moneta a un bene effettivo e concreto che esiste realmente, ovvero la proprietà dell'Italia, l'Italia fatta di opere d'arte, posti bellissimi, quei posti lì. Non è che li vendiamo, li utilizziamo per emettere moneta, dando una garanzia solida e reale all'emissione di questa moneta. Una moneta che esce dal gioco dell'inganno di questi signori qua che vogliono farci passare carta per oro colato. A questo punto obbliga tutti i cittadini dell'Italia in possesso di euro, che potrei essere io, potrei essere tu che ci ascolti, potrei essere Patrizio, il nostro consulente che in questo momento ci sta ascoltando e poi interverrà anche lui nella puntata, obbliga tutti gli italiani in possesso di euro a consegnare gli euro allo Stato italiano. Li mettiamo tutti, facciamo un bel prendiamo un campo, li mettiamo tutti lì dentro, tutta questa cartaccia la ritiriamo, ognuno sarà tenuto, pena l'arresto, a consegnare i propri euro, e ce ne saranno tantissimi, perché c'è gente che ne ha pochi, c'è gente che ne ha più, c'è gente che ne ha veramente tanti. Ognuno consegna questa cartaccia, che in fondo non va neanche bene per pulirsi il sedere quando uno fa i suoi bisogni, la consegna allo Stato italiano. Lo Stato italiano in questo caso ti cambia gli euro che gli è consegnato con la sua moneta reale, che ha un valore effettivo che ha emesso. Questi euro all'italiano glieli paga. Tu hai 10.000 euro, ok, l'Italia ti darà 10.000 fiorini, ma 10.000 fiorini che non sono un inganno, 10.000 fiorini che sono una moneta reale che ha potuto stampare, forte del fatto che l'Italia aveva acquistato una sua sovranità monetaria e ha messo a garanzia dei beni effettivi, quale la propria riserva aurifera e i propri immobili. A questo punto tutta quella carta straccia che non vale un cazzo, che ce la siamo tolte da tutti questi euro, che io, Patrizio, tu che ci ascolti, abbiamo tutti raccolta in un campo, la mettiamo in dei sacconi, questi sacchi vengono caricati su dei treni e gli
glieli restituiamo, diciamo, no, abbiamo un debito, noi ti restituiamo tutto e anche il doppio, però facci la cortesia, questi cazzo di euro che non vanno, toglieceli dai coglioni. Da quel giorno lì, da quel momento lì, chiunque utilizza e scambia euro nel nostro territorio nazionale verrà trattato esattamente come un contraffattore, come un farabutto, come una persona che va a perpetrare un inganno ai danni della, della collettività. Questo è l'unico modo per liberarci del debito pubblico. Noi tutti gli euro che abbiamo li raccogliamo in un bel punto e glieli ridiamo indietro con un bel bigliettino. Questa è la vostra carta. Voi credete davvero che abbia un valore questa carta? E ve la diamo. Anzi, rastrellando tutti gli euro di proprietà di tutti gli italiani, ce n'è anche molto di più del debito pubblico. Tutta quella che gliela diamo indietro e gli diciamo: signori, non rompeteci più i coglioni, siete convinti che questa carta abbia davvero un valore? Noi ve la diamo indietro, tutta, anche di più, se ce ne avanza. Anzi, se per caso rompendo il salvadanaio fra un anno o due trovo dentro due banconote da 500, io te le ti do anche quelle, però non me ne frega un cazzo. Però tu sappi che nel mio territorio quella carta straccia che tu stampi, che dietro non ci sono nemmeno le croste del formaggio, è garanzia, per me non vale niente quella, e tanto anche il dollaro. Ecco, questa è un po' la soluzione per poter uscire indenni dall'euro e uscire anche indenni dalla problematica del debito pubblico che attanaglia tutti noi italiani e sarà un cappio al collo fino a quando non ce ne saremo liberati. Ecco, questa è un po' una soluzione veramente attiva. A questo punto passo la parola a Patrizio in qualità di esperto circa i problemi di carattere monetario. Patrizio, a te la parola. Ecco, diciamo che la proposta quindi di fare questa, diciamo, banca unica centralizzata, dico, è anche positiva, perché oltre alla banca, diciamo, l'ho modificata leggermente, potremmo nazionalizzare a livello bancario anche tutti i banco oro e argento. Quindi che cosa succede? Creare un sistema in cui se la persona ha bisogno di moneta, della credito di moneta, di crediti, porta immediatamente alla banca tutti i suoi possedimenti in oro, argento e diamanti, e la banca gli chiede: vuoi soldi in prestito oppure li vuoi in moneta? Nel caso in cui si dice che li vuole in prestito, gli paga, diciamo, il valore di mercato e lui restituisce. Nel caso in cui lui li vuole invece semplicemente vuole cambiare moneta, la banca glieli paga il 90%, si tiene il 10% a titolo di signoraggio. Perché questa pronto? Sì, vai, ti si sente sempre. Perché questa modifica? Perché noi a questo punto troviamo che lo Stato accumula riserve d'oro, accumula riserve di argento. Quindi che cosa succede in un periodo di crisi? In un periodo di crisi, momentaneamente, tutte le persone, diciamo, tendono a scambiare il proprio oro, il proprio argento, il proprio diamante per cash, per moneta, per, diciamo, in questo caso parliamo di crediti. Questi crediti vengono emessi, a questo punto vengono emessi sul conto di una persona in rapporto di un corrispettivo in denaro. Quindi però, essendo la banca di proprietà dello Stato, cosa succede? Che viene questo oro, questo argento, incrementa anche le riserve. Quindi noi abbiamo a questo punto che se il debito è emesso prima delle crisi vale 100, dopo la crisi vale 100 perché garantito da 100, diciamo, da il 100, patrimonio, diciamo. Sì, il patrimonio è garantito da 100. In questo caso noi avremmo che paradossalmente ci troveremmo in una fase di crisi che il patrimonio dello Stato aumenta. Quindi noi troviamo che il rapporto debito rispetto al patrimonio tende a diminuire. E questo praticamente che cos'è? Il debito rispetto al patrimonio, che addirittura lo Stato quindi può emettere ulteriore moneta a prezzi più bassi per ripagare questo eccesso di debito, per aiutare l'economia a crescere. Il sistema da me creato è un sistema, diciamo, studiato, è un sistema, diciamo, sicuramente molto effettivo, e anzi genera anche gli utili nel periodo di crisi che permettono allo Stato di poter fare politiche espansive. Perché ricordiamo che adesso il problema di base, anche a livello di politica economica, è che molto spesso nei periodi di crisi lo Stato non ha i soldi, a aumento del debito. Con il sistema di base monetario come il mio, cosa succede? Troviamo che paradossalmente nei periodi di crisi lo Stato avrebbe più moneta, quindi può fare politiche espansive. Oltretutto ricordiamo anche che è un sistema paradossalmente più naturale, perché in natura non esiste una situazione di crescita infinita. Anzi, essendo l'oro, l'argento e i diamanti delle quantità finite, noi troviamo che a un certo punto raggiungeremo in natura il massimo, ti posso dire, dell'estrazione d'oro, di diamanti. Sì, e una quindi, volta che si è estratto tutto, non ce n'è più. Sì, non c'è più, però per dire, sarebbe sempre un bene. Oltre a essere sempre un bene, avremmo, ti posso dire, una stabilizzazione, non avremmo più crescita, avremmo un legame molto più naturale con l'andamento della popolazione. Però avremmo un sistema che segue molto meglio i cicli naturali del sistema attuale. E
quindi ci troveremo un tema più stabile che potrà permettere altre cose, come ad esempio il finanziamento di un rimboschimento sul piano nazionale, lo sviluppo di ulteriori commerci, oltre che a una maggiore serietà delle finanze. E in questo schema la presenza anche di un garante forte diventa quanto necessaria, perché parliamo che di uno Stato che aumenta il proprio patrimonio, aumenta ed un sistema monetario che segue i cicli economici e non come adesso che va contro i cicli economici. Con il mio sistema monetario a livello teorico troviamo che lo Stato nei periodi di benessere può fare politiche restrittive e nei periodi di crisi può fare politiche espansive, che è oggettivamente a livello politico economico quello di cui c'è bisogno. Con l'attuale sistema rischiamo molto spesso di trovarci in situazioni opposte. Attraverso, voglio farti una domanda circa l'attuale sistema, una cosa che adesso mi balena in mente, che potrà essere tu a smentire oppure a darmi conferma. Presupponendo che le banche che hanno creato questo sistema Ponzi della riserva frazionaria e della moneta quale è l'euro, loro non sono così scemi da non essere consapevoli della grande truffa. Io presumo che è come dire uno che escogita una macchinazione proprio a non essere al corrente di quello che sta facendo non è possibile, io non riesco a credere. Presupponendo che le banche sappiano della grande bolla che hanno creato, di questo grande bluff, loro nella loro proiezione sanno che il sistema non potrà andare avanti. Quanto potrà andare avanti? 15 anni, 30 anni? Prima o poi dopo salta, scoppia tutto e la gente scopre che in realtà l'euro, dollaro e altre monete sono in realtà pura carta che non ha mai avuto nessun valore, quindi è stato tutto un castelletto, diciamo tutta una grande bolla che non ha portato ha portato all'impoverimento delle persone e all'arricchimento di soggetti che hanno orchestrato tutto questo grande schema. Perché ha portato all'arricchimento di questi soggetti? Quello che io posso presumere è che adesso le banche, i grandi gruppi, le holding, essendo consapevoli della truffa che hanno orchestrato, loro puntano a scambiare carta, ovvero debito in euro, carta che non ha un vero valore, a scambiarla con qualche cosa di concreto, prima che, diciamo, che scoppi il bubbone. Io ti do della carta e tu mi dai oro, castelli, opere d'arte, diamanti, volendo adesso il cortese ascoltatore mi perdoni anche l'espressione, quelli lì se possono si prendono anche la pelle di coglioni, però la pelle di coglioni non se la possono prendere perché sta attaccata lì, se no si prenderebbero anche quelle. Queste qui è gente che sta cercando di cambiare carta straccia con un valore effimero per qualche cosa che poi gli rimane, e una volta che hanno il possesso di latifondi, ore, beni, e questa gente qua ha compiuto il suo piano che ha ordito negli ultimi 50 anni, è diventata proprietaria di tutto dandoti una ciocca di carnevale, è quello che io vado a pensare. E la mia ipotesi non può essere che questi malfattori, anzi o meglio questi farabuti, cerchino anche di, corrompendo la stampa e compagnia bella, di far credere alla gente che scambiare un debito che sostanzialmente un debito in euro per cui non ha nessun valore con opere o materiale concreto sia un bene per noi italiani e per il nostro paese. Non è che cercano di anche utilizzare i media in loro possesso per creare tutta quest'area di fantasia e indurre gli italiani a far credere cose che assolutamente non sono vere, perché questa è solamente un'azione di propaganda. Cosa ne pensi te, Patrizio? È chiaro, secondo me è chiaro che quello che sta succedendo, ma stanno anche finanziando i politici per fare questo. Se noi vediamo ad esempio alcune manovre, sono inspiegabili per tirare la matata. Facciamo un esempio: l'IMU. Sappiamo che l'immobiliare è un settore in crisi, per quale motivo tassarlo? Per quale motivo oppure l'aumento dell'età pensionabile? Quali sono la maggioranza dei proprietari immobiliari in Italia? La maggioranza dei proprietari immobiliari sono le persone tra i 50 e i 70 anni. Quindi se io a queste persone gli esodati il problema, se io a queste persone, non essendoci un segno di disoccupazione, perché ricordiamo anche ai nostri eventuali amici del nord Europa che sì è vero in Italia esiste prepensionamento, però in Italia non esiste un segno di disoccupazione serio. In nord Europa tu puoi, è vero che vai in pensione a 67 anni, ma tra i 60 e i 67 tu puoi stare in assegno di disoccupazione anche se ti rimetti a studiare. Che cosa succede in un sistema come quello italiano se tu tassi? Prima di tutto aumento le tasse, ti aumento i costi. Là poi perché ti dico che bisogna ripagare questo debito. Dopo, oltre a quello, ti aumento anche l'elettricità. Poi avete degli immobili, sbarazzate. Sì, poi
poi questo, cioè, ma poi non basta, appena hai qualche problema io cerco di levarti il reddito e non darti un reddito sostitutivo che magari con dei sacrifici potrebbe, diciamo, generarti una, potrebbe, diciamo, generarti, permetterti di mantenere. Quindi io sono costretto a vendere o la nuda proprietà oppure fare quei contratti che ha preso in base a cui cedo la nuda proprietà alla banca in cambio di una pensione integrativa, oppure sono tutti una serie di contratti capestro che è che mi pare chiaro che sono stati fatti con quello scopo, che non è solo il patrimonio statale che vogliono, ma anche quello privato. Ma se sentiamo le dichiarazioni fatte da Tremonti, fatte da Monti, conservate da, confermate da Bersani, quando si dice abbiamo 2000 miliardi di debito, non c'è problema, gli italiani hanno 8000 miliardi di patrimonio immobiliare. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che stanno cercando di fare spingere gli italiani a vendere per... Ma dici che a questo punto l'IMU è un pretesto per far scendere il valore degli immobili, perché uno, diciamo, se non ha un reddito, anche se è proprietario di un immobile, cosa fa per pagare? Si prostituisce? No, vende. Non è che questo è un altro sistema ordito anche per mettere i propri artigli sul patrimonio immobiliare degli italiani? Eh sì, è chiaro, è un sistema collaudato. È il cosiddetto metodo Capuozzo? Sì, esatto, è un sistema storico collaudato. Già abbiamo visto la crisi con un panico, e nella crisi del 29 con un panico si accusava il banchiere, allora banchiere Morgan, di creare questa crisi. Oltre a questo non abbiamo solamente questo, abbiamo il nel caso precedente a livello dell'Unità d'Italia, che cosa è successo? Che prima è arrivato Garibaldi, hanno sequestrato tutti i feudi della Chiesa e hanno detto domani ve li vendiamo a voi poveri contadini così avete la terra. Due giorni dopo che cosa hanno fatto? Hanno preso, l'hanno tassata la terra, l'hanno tassata così tanto, 365 volte in più rispetto a quello in cui erano abituati. Quindi che cosa sono, la gente è stata costretta a vendere, si è formato il grosso feudo meridionale e poi oltre a quello che essere il grosso feudo meridionale si è creato anche prima il fenomeno del brigantaggio. Ricordiamo che la lotta contro il brigantaggio fu la lotta contro chi si opponeva a queste manovre. L'unica cosa è che in quel periodo avevamo gente molto più nel senso tosta da adesso, perché i veri briganti furono dei rivoluzionari che si opponevano a queste manovre finanziarie del tempo. Naturalmente erano fatte in maniera più rudimentale, però la storia, se noi vediamo lo schema teorico sempre quello e sempre quello, quindi in 100 anni le cose noi sappiamo che non sono cambiate, anzi sono forse anche peggiorate, perché si è tutto velocizzato. E dici che alla fin fine stiamo assistendo a un fenomeno di cui abbiamo già avuto degli esempi nel periodo storico, diciamo tra i 100 e 150 anni fa, diciamo. Sì, esattamente lo stesso fenomeno che è stato generato in Italia con l'unificazione italiana. Noi abbiamo uno Stato che era ultra indebitato, perché ricordiamo che la Germania, anche se ufficialmente sembra essere pulita, la Germania non registra del debito dell'ex Germania Est, non registra assolutamente. Se quel debito non è che risulta tanto essere, comunque il debito che registra è il debito più grande tra i paesi dell'Unione Europea, un debito è... però considera che in termini percentuali è l'80%. E però il tedesco, uno tutto precisino, è, diciamo, uno svizzero anche lui, quello, se c'è da dichiarare ti dichiara anche le cifre dopo la virgola. No, in realtà non è proprio così, perché ad esempio con l'unificazione della Germania fu stabilito che il debito dell'ex Germania Est non viene registrato. Se fosse registrato tutto il debito presente della Germania Est, la Germania sarebbe il primo paese con per debito con il 150%. Quindi mi riferivo al fatto che l'Italia probabilmente, visto che l'italiano non è il tedesco del sud, non è che non registra il debito, non registra i proventi. Sì. L'Italia alla fin fine il rapporto percentuale è anche alto, perché l'italiano mica nel rapporto PIL debito, se l'italiano non dichiara tutto, come fa a essere giusto questo rapporto? Mentre il tedesco, se il tedesco prende 10, lui ti marca giù 10 perché lui sa che li ha presi, li dichiara. L'italiano, se prende 20, ne dichiara 5, per cui alla fin fine lo squilibrio anche tra prodotto interno lordo e debito è anche a sfavore dell'Italia, proprio per il fatto perché l'italiano non è propenso, anche perché il peso fiscale sull'italiano è molto più alto sul tedesco, perché se te tassi del 54%, una persona che non ha uno stipendio così elevato, quel 54% a lui gli pesa. È chiaro che lo stesso coefficiente di tassazione per il norvegese
e quello più scemo che va a fare lo scopino a pulire il marciapiede prende 5.000 euro al mese. Per lui il 50% è un peso diverso, perché qualsiasi italiano, se prendesse 5.000 euro al mese come giusto ridere, accetterebbe anche. Sì, sì, ma io ti parlo parlando, insomma, del reddito ufficiale, insomma, io ti parlo che esiste, ti posso dire, il debito della Germania attualmente non è dichiarato. Sì, sì, quello sì, risulta anche a me questa cosa. Te, Patrizio, credi che giusto anche per far fronte a chi cerca di togliere un certo valore all'Italia, ovvero informazione corretta e giusta, sarebbe giusto mettere chi va a diffondere in giro affermazioni tendenziose e pericolose? Un sistema potrebbe essere ritornare ai vecchi metodi, ovvero prendere questi personaggi, metterli alla gogna pubblicamente e frustate? Secondo me sì. Perché poi d'altronde, per tutelare gli italiani da questa gentaglia, da questi banchieri che vogliono far credere in un'illusione collettiva cose assolutamente controproducenti per tutti, l'unico sistema è usare gli stessi loro metodi, ovvero noi dobbiamo pensare che questa qui è gente guerrafondaria. Sì, è certo che sono criminali. Usa questi metodi, ma dietro ha anche guerre come potrebbe essere quella della Libia che abbiamo visto l'anno scorso. Sì, è certo, questa è gente. Recente, anche quella in Iraq. Dietro abbiamo le stesse lobby di potere, gente che siccome deve fagocitare sempre di più, prendere e portare via le risorse a tutti, è disposta a qualsiasi menzogna e a qualsiasi tortura, per cui io sarei dell'idea di prendere questa gente qui e non dico condannarla a morte, perché lì io ci vorrebbe anche per questione di coscienza morale, io non ritengo sia giusto, però qualche frustatina, un po' di gogna, un po' di tortura, giusto? Ma non anche per fare da esempio a tutti coloro che poi vorrebbero mettersi al soldo di questa gente qui, di questi farabuti. Sì, esatto, ma poi considera pure che la morte è una liberazione. Le frustate, come affermava anche il vecchio, noi dobbiamo pensare che le famiglie di adesso, la nuova generazione, non ha più un futuro, non nasceranno neanche in realtà le famiglie come le intendiamo noi. Ormai i giovani non hanno più possibilità di creare una famiglia, perché anche mettendo assieme il reddito di due coniugi che lavorano non si riuscirebbe comunque ad arrivare alla fine del mese, perché questa gente qui non si accontenta e vogliono sempre di più. Alla fine il nostro, quello che qualsiasi italiano nel territorio nazionale riuscirebbe a produrre con metodi onesti, andrebbe a finire per pagare le tasse, che non sono altro che la riscossione di un tributo non dovuto a questa gente che ci ha prestato carta straccia. Sì, esatto, quello che attualmente sta succedendo, perché come affermavano anche addirittura, se noi guardiamo nelle storie anche indietro nel tempo, abbiamo presidenti americani che affermavano che ci sono due modi per schiavizzare una nazione: un modo è con la guerra e l'altro modo è con e tramite il debito, indebitiamo la nazione. È stato quello che sta scientificamente è stato fatto tramite l'euro. Sono gli schemi del Piemonte col regno delle due Sicilie, che se noi cambiamo e scriviamo Germania e Italia, noi troviamo la stessa cosa: è Nord Europa contro Sud Europa. Ragazzi, cioè, bisogna svegliarsi. Pure ci hanno imposto un modello di democrazia, quando io sono per la presenza di un garante, e come affermavi di ieri, io sarei per mettere Beppe Grillo, ma ad esempio, siccome il garante deve essere abituato fin da piccolo, prendere gli ultimi eredi dei Borbone delle Due Sicilie e dei Borbone Parma, farli studiare in una scuola speciale, in modo che nel momento stesso in cui arriveranno loro ci possa essere un garante consapevole delle sue funzioni, il migliore di questi, e poi continuare sotto quella fida, perché attualmente è l'unico modo. Bisogna liberarsi di questo sistema monetario, del sistema monetario, e tocca liberarsi dopo tanti anni e secoli del sistema bancario così concepito, perché è la madre di tutte le crisi. So che ci sono molte persone che dicono ma questo meccanismo è innocuo. In realtà è innocuo un par di coglioni, perché questo meccanismo genera debito su debito. Poi consideriamo anche che la capitalizzazione composta ti porta che, ad esempio, col 7% di interessi in ogni 10 anni il debito raddoppia. Se tu fai un debito, quindi creiamo un sistema di debito che genera altro debito, e poi contiamo anche che è stata fatta con l'entrata nell'euro, c'è stata una spinta all'indebitamento privato, a far indebitare gli italiani, perché quando ti passi parecchio, è successo che quando tu sei passato da un interesse del 7-8% di mercato a un interesse del 3%, 4%, molti hanno pensato oddio, che bello, che bello, che bello, che bello, e poi questo ha generato
bolle speculative, incremento del debito pubblico per compensare quello privato, austerity e via. Cioè, questa è stata una bomba tirata volontariamente. In realtà un paese in cui vige la cosiddetta sovranità monetaria sarebbe possibile chiedere prestito direttamente da un organo statale e ottenere dei soldi a prezzi molto convenienti e molto agevolati rispetto a un sistema così speculativo come quello attuale. Per cui quello che possiamo spiegare noi per il bene del nostro paese è veramente di ritornare in possesso della sovranità monetaria, pagare i nostri debiti sì, però usando i loro metodi, ovvero abbiamo ricevuto ciocche di carnevale, ripagheremo il debito con altre ciocche di carnevale, e conquistare sovranità nazionale e soprattutto dignità. Sì, infatti, perché quello che rimane, quello che rimane nella nostra storia, cioè non abbiamo attualmente più dignità, stiamo diventando una colonia. Consideriamo, stiamo lottando e dobbiamo lottare come contro questo scandalo finanziario, perché le unificazioni significano annessioni. Perché sono partiti dalla moneta e non sono partiti da altre cose? Su che base siamo partiti dalla moneta quando abbiamo creato un sistema in cui di fatto abbiamo legalizzato la poligamia, con gente che è sposata in tre stati diversi con tre persone differenti per fargli prendere documenti, e non gli è successo niente perché Sì, insomma in l'unione Italia monetaria, quello che fa comodo l'hanno preparato e l'hanno fatto. Poi dopo in realtà l'Unione Europea è carente sotto tutti i punti di vista perché non c'è una banca dati centralizzata, non vi è nemmeno un codice fiscale centralizzato, c'è gente che prende pensioni sociali in paesi diversi e ogni paese non è al corrente che quel soggetto già percepisce del reddito una pensione dall'altro paese. Essenzialmente l'Unione Europea è stata fatta in maniera molto grossolana solo per creare questo vortice monetario, ovvero questo sistema che tende a scambiare carta straccia per beni durevoli e beni che hanno una certa consistenza, per cui è già pianificato che l'unione monetaria durerà al massimo 15-30 anni, dopodiché i signori che hanno ordito questo piano si ritroveranno patrimoni di tutto, patrimonio di immobili, opere d'arte, paesaggi, addirittura spiagge, tutto quello che esiste, e la povera gente non avrà neanche quel metro quadrato dove stare per poter vivere. Addirittura se te esci dal tuo metro quadrato, ipoteticamente, ammesso che te lo lasciano, già da lì devi incominciare a pagare l'affitto del terreno che calpesti. Ecco, questa è la situazione a cui ci vogliono portare. Esatto, Patrizio, ma esatto. adesso ti voglio fare una domanda anche in qualità a te di esperto sugli avvenimenti storici che hanno portato l'Italia a questo disastro. Noi sappiamo benissimo che l'Italia, quando era ancora divisa in repubbliche marinare, repubbliche, stato pontificio e città, diciamo con una loro indipendenza, era un paese che da questo punto di vista aveva non solo una certa autonomia, ma aveva anche una certa autorevolezza. Questo fatto della unificazione dell'Italia, non trovi che abbia dato un po' il là a creare questa grande bolla, questa grande truffa di una moneta comune? Sì, è stato quello, nonostante che l'unificazione d'Italia è stata fatta male, sia stata fatta male, tuttavia è stata fatta molto meglio di quella che è l'unificazione attuale. Ma è chiaro che quel successo nella storia ha portato, diciamo, certamente le lobby internazionali a cercare di riprovarci. È stato quello che stanno facendo adesso. E poi consideriamo che prima dell'unità tutti gli stati italiani erano in attivo. Poi che cosa è successo? Che hanno finanziato le mire espansionistiche di uno Stato e poi con lo scopo di prenderne tutti gli altri. Questo Stato ha portato il debito su tutti i resti per soggiogare tutti gli altri stati, per soggiogarli e per creare un'unione fittizia fra popolazioni che non avevano nulla di nuovo, nulla di comune, perché il sistema era diverso, è stato imposto un sistema astruso, altamente antiquato e poco funzionante. Se noi ad esempio stiamo vedendo quello che sta accadendo adesso, esattamente sta facendo la stessa cosa, cioè si cerca di fomentare le mire espansionistiche dei tedeschi e dei francesi e poi al fine di mirare e concentrare tutta la ricchezza e tutto il benessere verso una parte del paese. Come 151 anni, 153 anni fa, c'era addirittura Giuseppe Verdi che, salendo in Parlamento, disse che avevamo creato uno Stato che ci avrebbe fatto morire tutti di fame. Noi attualmente stiamo facendo la stessa cosa. Stiamo creando uno Stato, stiamo creando un super Stato europeo che sta morendo di fame. Che cosa stanno succedendo? Prima hanno buttato la moneta,
con lo scopo di trasformarci in una massa in forma di peseri, non proprietari di nulla, che non hanno nulla, costretti a lavorare. Una volta che hanno creato questo fatto, allora questo cominceranno a mettere tutto quel col senno di poi, tutto quello che serve. Quindi attualmente che cosa sta, perché stanno, non hanno fatto un sistema di controllo comune? Perché? Perché prima io ti sto affavando, quindi ti costringo a chiedere se sei pensionato al minimo in Italia, se scendo ti costringo a andare a fare giri, chiedere i permessi di residenza e iniziare a chiedere la residenza permanente contemporaneamente in vari stati, così chiedo uno per uno la pensione sociale e via. E poi ti costringo, una volta che io ho mandato in crisi tutti gli stati a cui mancano i soldi, costringo a tagliare i emolumenti. Poi che cosa succede? Tiro fuori a un certo punto dal cilindro questa banca dati speciale, ti taglio e così ti mando in miseria. Questa gente vuole ridurci in miseria, così come Napoli nel 150 anni fa, la terza città più ricca d'Europa, attualmente è stata ridotta alla mondezza attuale. E ricordiamoci, pensiamoci bene ragazzi, perché fra 150 anni quella che possono essere città che hanno un benessere a livello attuale come può essere in Milano, potrebbero essere la stessa identica mondezza. Anzi, sta proprio accadendo di vedere la stessa identica mondezza, perché solo che non aspetteremo 150 anni, ma la cosa potrà accadere molto molto prima, perché il loro compito, il loro scopo è formare questa classe e diventare proprietari di tutto, questa classe di alti proprietari con altra concentrazione. E da questo noi dobbiamo difenderci, perché le annessioni, perché stiamo subendo un'annessione da parte della finanza tedesca. Anche per quale motivo imporre un sistema di conti tedesco abbastanza dubbio e non seguire esempi più sani come dalla Danimarca? Patrizio, ti vorrei fare una domanda. Io avrei anche in mente una seconda ipotesi per poter uscire indenni dall'euro e riacquistare la sovranità monetaria e nel contempo liberarci del debito. Noi sappiamo benissimo, perlomeno chi, diciamo, chi segue le nostre puntate lo saprà benissimo, che l'Unione d'Italia in realtà è stata creata, è un'unione che ha avuto di fondo corruzione ed è anche stata creata con l'uso della forza militare, un'unione che dal punto di vista giuridico non sta né in cielo né in terra. L'Italia non è un paese come lo sono gli altri paesi europei, è un paese dove gente di etnia, addirittura l'Italia, tra una città e l'altra, anche le pietanze, il cibo, quello che mangia, la musica è completamente diversa. Perché? Perché storicamente ogni città era uno stato a sé, ogni regione era una repubblica a sé, ogni parte del territorio aveva una sua lingua. Adesso l'italiano è la lingua comune di tutti quanti. In antichità ogni regione aveva quello che adesso il dialetto era la lingua ufficiale ed era uno stato a sé con una propria moneta, una propria storia. L'Unione d'Italia è stata fatta con prima di tutto utilizzando la corruzione, utilizzando anche la forza, la violenza. È un l'Italia non ha nessun presupposto giuridico, diciamo, è uno stato artificiale creato usando la forza militare. Volendo quindi, sul piano giuridico intendo io, disconoscere l'Italia come entità stato, a questo punto si ritornerebbe a come era prima dell'avvento, diciamo, dell'avvento dell'Unione d'Italia perpetrata da Garibaldi. Quindi ritornerebbe Lombardo-Veneto, lo Stato Pontificio, le due Sicilie, i vari principati, le varie città-stato e compagnia bella. Ritornando in una situazione in cui noi troviamo nel nostro attuale territorio nazionale tanti stati, ognuno dei quali, nessuno potrà dire io sono ereditario dell'Italia, della situazione italiana. A questo punto ogni piccolo stato, staterello, autonomo che ritorna alle origini dice: va bene, io sono una nuova entità, batto moneta con una propria sovranità monetaria, ma di quello che era il debito dell'Italia io disconosco tutto, io non sono l'Italia, io disconosco, chi ve lo paga il debito? Trovate una persona giuridica che rappresenti l'Italia, mandate il conto a casa e lo pagano queste persone qui. Dovremmo fare una cosa molto molto più semplice. Noi abbiamo un paesino, noi prendiamo un paesino abbandonato da qualche parte, noi cambiamo nome, noi diciamo, facciamo secedere, diciamo, creiamo, diciamo, tre stati, si ritorna, facciamo in nord Italia il vecchio stato pontificio e il vecchio regno delle due Sicilie, e poi diamo a questo paesino abbandonato che tutti, diciamo, che tutti questi tre secedono dall'Italia, ma l'Italia in realtà è questo paesino abbandonato. E quello lì è l'unico paese che non entrerà a far parte della confederazione di stati nuova, e quello rimarrà Italia, l'unica landa, diciamo, quel chilometro quadrato abbandonato dove non c'è neanche la capretta, quello no, quello non viene a
annesso, quello rimarrà l'ultimo ballo d'Italia e si ridurrà a una piccola landa di un chilometro. Oppure possiamo lasciare, siccome direttamente facciamo sgombrare Lampedusa, tanto è piena di extracomunitari, e chiamiamo addirittura Lampedusa, che è vicino alla cosa, a Italia. Un'altra ipotesi sarebbe anche quella che noi sappiamo benissimo che il Papa, l'Italia come la conosciamo noi tuttora, è stata conservata. Perché in Italia non si parla una lingua araba? No, a parte che in alcune parti si comincia a parlare la lingua araba. Però perché l'Italia ha conservato le proprie origini, la propria tradizione, il proprio cibo, la propria musica, ha un certo senso una storia di tradizioni? Perché c'era il Papa che ha sempre combattuto gli invasori, quelli che venivano dall'altra sponda del Mediterraneo, arrivavano, ok, giù mazzate. E meno male, l'Italia si è salvaguardata anche per la porta della Chiesa. Al contempo, i papi, che non erano persone stupide, e loro esercitavano il potere anche a salvaguardia della comunità, hanno combattuto tutta questa gente, hanno combattuto malfattori, banchieri, gente che poi alla fin fine è la stessa gente che in questo momento sta ordendo questi piani contro gli interessi dei cittadini europei. Tant'è che una volta il papa si alzava, diciamo, col piede sbagliato e diceva: ok, io so che questa gente vive tutta di usura, da domani io faccio una legge che questa gente qua deve vestire di giallo con un berretto rosso in testa, faccio per modo di dire, ma lo hanno fatto. In questo modo questa gente, a quel tempo lì, è ridicolo oggi andare in giro vestito con la giacca arancione e il cappuccio giallo in testa, figuriamoci nel medioevo quanto poteva essere ridicolo. Quando passavi c'era gente che ti prendeva bastonate, ti tiravano sassate, perché eri obbligato ad andare in giro come uno scemo. Ecco, questo è un po' quello che faceva la Chiesa per salvaguardare questa gente qui. È anche un'altra cosa che l'usura, prestare soldi a usura, era uno dei reati più gravi che poteva accadere. Questa gente qui veniva scorticata viva, veniva presa frustate e comunque veniva cacciata in gattabuia, in prigioni umide, lasciata quando andava bene a pane e acqua, e questo per evitare quello che poi è successo, perché già ai tempi del Medioevo si sapeva che vi era gente che puntava a creare quello che poi si è realizzato oggi con l'unione monetaria. Si sapeva già, però a quel tempo i metodi erano diversi, erano metodi più forti, e fino a un certo periodo siamo riusciti a resistere. Poi con l'epoca moderna i metodi di autotutela sono cambiati e purtroppo siamo caduti in balia di questa gente qua. Un'idea interessante potrebbe essere che noi conosciamo che il Papa è sempre stato una persona molto influente, una persona carismatica, importante, presa in considerazione da tutto il mondo, non solo il mondo cattolico, tant'è che abbiamo visto tutti alla morte del Papa precedente, ai suoi funerali, si sono presentati tutti in ossequio a quelli che sono i valori della Chiesa cattolica, e anche il riconoscimento di tutto quello che la Chiesa ha fatto di buono negli ultimi 2000 anni, perché noi sappiamo che una volta il farabuto veniva cacciato, veniva messo a rogo, una volta arrivavano gli inquisitori e i signorotti prepotenti delle varie città non riuscivano nemmeno a farla franca scappare, perché prendevano dei frati armati di tutto punto e gli facevano chiudere le vie di fuga dalla città, e questa gente qui finiva in balia degli inquisitori, per cui alla fin fine veniva fatta parlare e gli aspetta al prepotente di turno, il signorotto di paese, gli veniva comminata la pena che si merita e i suoi beni tornavano a far parte della Chiesa. E questo è un po' quello che avveniva una volta. Cadendo l'Italia come entità nazionale, si presuppone che ritornerà uno Stato Pontificio. Lo Stato Pontificio, anche forte del proprio carisma, del fatto che i vari potenti del mondo ascoltano quello che dice il Papa, gli hanno dato fiducia, si è visto con i funerali di Giovanni Paolo II, potrebbe la Chiesa, in questo caso il Papa, dire così: ok banchieri, noi sappiamo che adesso il mondo è in crisi, se la gente non ha più da darvi niente, la gente non ha più da mangiare, voi non riuscirete neanche, non solo non riuscirete a fagocitare sempre di più, non riuscirete neanche a prendere quello che vi spetta, per cui che interesse hanno i gruppi di potenti a far morire il mondo, e poi dopo ci vanno di mezzo anche loro, perché loro comunque per poter mangiare e ingrassarsi devono avere qualcuno da poter derubare. Se quello da poter derubare ormai non gli è rimasto più niente, cosa non c'è più niente da rubare, cosa gli porti via? Non gli porti via più niente. Allora a questo punto il Papa potrebbe fare da tramite tra il popolo, la povera gente, i lavoratori e i potenti che cercano di impadronirsi di tutte le ricchezze. Li invita a Roma nel castello papale, e chiaramente in modo da trovare un accordo, da trovare un punto di unione, in modo da mettere d'accordo tutti i banchieri, tutti i potenti che fanno parte di questa giostra che è l'euro, in modo
modo da trovare una soluzione in cui ne usciamo tutti vincitori. Entrati nel castello, chiaramente il Papa, prima di accoglierli, vengono fatti sedere in un'anticamera, vengono fatti accomodare, dice: guardate, in questo momento il Papa sta pregando, prega anche per voi, accomodatevi nella... chiaramente l'anticamera si troverà nelle segrete del castello, e vengono fatti accomodare nell'anticamera. Nell'anticamera vengono posti a vari strumenti, quale la ruota, il braciere ardente, vengono poi alla tenaglia, alla maschera, vengono sottoposti a varie prove. Chiaramente quelli più resistenti verranno anche fatti passare in mezzo alle fiamme, in mezzo ai braccieri ardenti. Chiaramente la prova consiste in questo modo qua: se tu riesci a passare illeso in mezzo ai braccieri ardenti, le fiamme e le piogge di chiodi che viene, e compagnia bella, tu riesci a passare illeso, vuol dire che in questo caso il Satana, il grande Satana, il diavolo, ti ha aiutato, per cui sei in malafede, tu sei colpevole. Se durante la prova malauguratamente ci lasci le penne, in quel caso lì allora molto probabilmente te eri in buona fede, avevi ragione, allora il diavolo non ti ha protetto, non ti ha salvato, allora è dimostrazione di buona fede. Comunque, una volta sottoposti i vari banchieri alle camere delle torture, chi con spirito anche di buona volontà dimostra di venire incontro al popolo, alla povera gente, agli europei che sono sempre più oppressi dai debiti creati dal nulla, dalle banche, annullerà di sua volontà, annullerà il debito, verrà passato l'anticamera. Allora tu cosa hai deciso per il tuo gruppo di banche? No, basta, io il debito ve lo annullo anche. A quel punto lì si apriranno le porte del castello e verrà annunciato che i banchieri, di loro spontanea volontà, grazie anche alle preghiere del nostro Santo Padre, a questo punto avranno deciso di abbonare tutto il debito, non solo dell'Italia ma dei vari paesi oppressi, dei vari paesi europei, ma non solo quelli europei, quelli in giro per il mondo. E da quel momento lì verrà instaurato un vero sistema di democrazia, un vero sistema anche nel quale ogni paese avrà una sua vera sovranità monetaria, e il mondo delle finanze, della finanza, sarà un mondo più giusto. Io ritengo, cioè attualmente, però tu ti dici che storicamente avrebbe avuto successo, che attualmente, che però il fatto dell'unità d'Italia fu importante anche perché fu il primo atto che andò ufficialmente contro la Chiesa, per cui questo, la tua teoria, tipo un po' di tempo fa, prima dell'unità d'Italia, avrebbe avuto sicuramente un grosso successo. Attualmente però quell'atto dell'unità d'Italia, anzi che volutamente anche un atto contro la Chiesa, perché ricordiamo che alcuni dei briganti difesero la Chiesa, special modo su esempio di quello, e a seguito un atto che era simile prima di loro, non mi ricordo la data, ma se non ricordo male il 700, che lo stesso primo ministro inglese disse: l'unità d'Italia ricorda quello che fece Cromwell in Inghilterra, Oliver Cromwell, Lord Cromwell, che fu una cosa che fu mandato via da una coalizione che servì per riportare il re, oppure dalla rivolta giacobina in Francia che portò poi Napoleone e che portò tutto quanto. Quindi diciamo che fra questi banchieri esiste anche una discreta dose di anticlericanismo molto forte, che non verrebbe un invito da parte del Papa per trattare di problemi che li riguardano. Ma il problema è che questa gente ti posso dire, attualmente sono, diciamo, discretamente, fanno parte di associazioni anticlericali. Addirittura alcuni personaggi tipo Rothschild si sospetta che siano degli intendenti e praticanti sataniti. Quindi diciamo che di fronte a questo dici tu, ma davanti alla prospettiva di essere scorticati vivi, anche loro ti abbuonano. Dovrebbero essere, ritengo che non cadrebbero nella trappola, ecco, molto di più che bisognerebbe fare un push nel giro di 24 ore di sorpresa, in cui la guida suprema si cambia prima sistema di tipo monarchico, così si crea un sistema monarchico in cui il re è capo della magistratura. Di notte questo re, questa guida, questo reggente che va, incomincia a dare subito firma immediatamente per l'ordine di sequestro dei beni, arresto e di tutte queste persone, mentre il governo che lui ha chiamato
stato di notte, procede alla riforma come da me detto. Nel giro chiaramente di... a questi signori, nel beneficio del dubbio e della buona fede, verranno tutti posti all'ordalia delle fiamme dell'acqua. Esatto, è chiaro, perché poi consideriamo che sono tutta gente, tutte persone che detengono potere, che attualmente rappresentano gli organi costituiti, rappresentano un potere economico, e quindi per la nuova, in base al nuovo codice etico, sono tutta gente, persone che deve essere considerata colpevole solo in base al sospetto. Non deve essere nemmeno accettata l'idea che vada fatto. Ma guarda, stiamo parlando di persone che non è che c'è solamente il sospetto, la prova certa c'è, ma non una, ce ne sono 50. Cosa vuoi, anche colpevole in base al sospetto si può parlare del politico appena entrato, di quello che non si conosce bene. Ma questa qui è gente il cui il sospetto è più che una certezza. C'è un'intera letteratura che parla di questi personaggi con tanti... Sì, ma poi se noi consideriamo che anche, ti posso dire, una notizia che è stata volutamente cresciuta dalla stampa, cioè dai miei contatti con giornalisti del The Figure, che alle negoziazioni del debito greco c'è sempre e comunque la presenza del capo di Deutsche Bank, e questi banchieri sono volutamente presenti al debito durante la riunione. E quando poi... E quindi alcuni lì verranno invitati tutti a Castel Gandolfo. Sì, vengono, diciamo, dal Papa no, ma serve proprio un invito della guida suprema a parlare del nuovo, diciamo, re garante del tema, a parlare dei parti del debito, a rinegoziare il debito e via. E poi a quel punto, mentre si trovano tutti nella stessa stanza, dentro la stanza, dare ordini attraverso un push di tipo vecchio stampo, in cui dal resto ci sarebbe pure, nel senso, il metodo che fu utilizzato dall'unico e certamente vero re d'Italia, che fu il re Teodorico durante il periodo ostrogodo, e via. Papa potrebbe anche simulare la propria morte solamente per attirarli in trapola. Però dico, non essendo anticlericali, perché ricordiamo che l'obiettivo era l'anticlericalismo. Questa qui è la gente che, se fosse stato nel Medioevo, il Papa li faceva vestire come dei pagliacci di giallo. Sì, ma poi consideriamo poi, insomma, che questa è gente negativa, quindi attualmente poi hanno manifestato anche in termini, in questi ultimi 200 anni, un forte anticlericalismo. Quindi bisogna, diciamo, è chiaro che questi ultimi presenti sono forti satanisti, sono proprio le forze del male contro cui va fatta una crociata di quelle brutali, e quindi va agito contro. Ma l'unico modo per agire contro è un invito, diciamo, a cena da parte del primo ministro, e poi considera a sedere al proprio tavolo per trattare, mentre si tratta offrirgli o una bella bolla avvelenata o una bella... Fare un invito, sai dov'è che si potrebbe fare la cenetta? Dentro il palazzo ducale, che c'ha già le segrete sotto pronte per fargli ritrattare. Sì, quello sarebbe certamente e poi si dà l'ordine indistintamente ai militari di procedere all'arresto immediato di queste persone. E però prima vengono sottoposti all'ordalia. Sì, no, ma prima è chiaro, l'arresto significa interrogati con i metodi medievali, con l'applicazione del diritto medievale, perché queste persone sono colpevoli di aver creato un sistema, e questo sistema che da 200 anni più di 200 schiavizza le persone è un sistema che comunque è presente e è negativamente da 200 anni appesta a tutte le persone. Che cosa significa creare una zecca di Stato nell'istituto d'emissione? Sono tutte cose che da 200 anni tempestano, dico, il mondo, da 150 anni l'Italia, e di cui bisogna uscire, bisogna tornare al vecchio sistema, ricreare il tema che è presente, che è un tema molto più sano e che spinge i governi, con un tema mi proposto, una riedizione in chiave moderna del vecchio sistema, a fare delle politiche per stabilizzare i cicli economici. Beh, attualmente le politiche dell'Unione Europea assomigliano molto alle politiche adottate all'inizio dell'Unità d'Italia, quando l'Unità d'Italia era stata creata per ridurre alla miseria un mezzogiorno fiorente che veniva ridotto in miseria anche per compiacimento a chi l'Unità d'Italia l'aveva sostenuta. In questo momento noi abbiamo l'Italia che svende, chiude per volere dell'asse franco-tedesco, quindi abbiamo tante analogie. Sì, esatto, abbiamo non solo tante analogie, ma abbiamo anche, diciamo, una serie di cose, stanno prendendo le nostre produzioni tecnologiche, che di cui loro non
ne conoscevano nemmeno l'esistenza, per dire perdiamo l'acciaio magnetico. L'acciaio magnetico, grazie ai nostri due primi ministri, non si produce in Italia, il 60% del mercato italiano. Adesso tramite la Finlandia vogliono fare lo stesso giochetto, non so se lo sai, anche con l'acciaio, quello inossidabile, quello cromato. Sì, sì, certo che lo so, con l'acciaio inossidabile, con l'acciaio normale, anche qui stranamente, la storia pure dell'Ilva di Taranto si conosceva da 50 anni, perché hanno agito adesso? Sì, perché hanno agito adesso? L'acciaieria che non inquina, non esiste, si sa che... Sì, sì, si sa insomma che l'acciaieria è insomma un cancro perennemente presente nelle tasche dei cittadini, perché sì, hanno agito adesso? L'idea è quella di decentrare il sud Europa da quelli che sono i poteri forti, quindi anche il potere produttivo, il potere di poter di competere in un mercato come potrebbe essere quello delle acciaierie, industria pesante, ma anche nell'artigianato, tessile. Infatti l'obiettivo è questo, stanno ancora riuscendo a distruggere il settore privato, ma quello pubblico l'hanno distrutto. Cioè bisogna mettersi in testa che la Merkel, i presidenti francesi sono degli invasori, stanno tramite il loro braccio finanziario, la BCE, stanno tentando di invaderci, di ricattarci, di sottometterci, e bisogna agire. Loro fanno parlano di fronte a delle popolazioni di pecoroni, perché se noi guardiamo i tedeschi che parlano, c'è ma voi andate in pensione prima, ma cazzo, dico, però per dire, tu da 60 anni tu vuoi stare tre anni lì, rimetterti a studiare e stare di fatto 10 anni in disoccupazione, come lo chiami? E questo qui se non prepensionamento. Sì, ma sono dei barbari quelli. Sì, sì, no, ma infatti, ma questi stanno tentando di invaderci, si stanno invadendo, e bisogna reagire. Allora, io a questo punto direi, anche visto che mi stanno facendo dei segni terribili dalla regia, di chiudere qui questa puntata. Il consiglio che mi sento di dare a tutti gli italiani è: ragazzi, cercate di resistere, e il modo migliore per resistere è rimanere informati. Ascoltate l'informazione giusta, la trovate su internet, ascoltate più fonti e non fatevi ingannare da chi fa controinformazione, molto probabilmente al soldo di farabuti. Non lasciatevi abbindolare da proposte farneticanti come diverse che si trovano in rete. Date ascolto a idee razionali, idee efficaci, e innanzitutto cercate di usare molto di più la vostra testa e cercate di non essere vittime della propaganda. Ecco, questo è il consiglio che mi sento di dare a tutti. Qualora tutti quanti noi riuscissimo a ragionare in maniera indipendente dalla propaganda che ci circonda, l'Italia automaticamente uscirà fuori da questi giochi di potere che non giovano a nessuno. A dire la verità, sono giochi di potere che paradossalmente non giovano nemmeno a quelli che li tramano e stanno ordendo per togliere agli italiani anche il sangue dalle vene. Ecco, a questo punto passo la parola a Domino Dio per il saluto di fine puntata. Io come sempre dico, vi esorto a seguire i consigli di Andrea, e vi ricordo che per ogni eventuale servizio, dall'oro ai visti per le sgrillettate, insomma, ci vediamo noi. Ok ragazzi, buona serata. Buona serata.